RMO presenta 3 minuti con commenti su notizie, fatti e avvenimenti. Ben ritrovati, anche oggi siamo in compagnia di uno dei protagonisti del Festival del Rinascimento Culturale, evento la sua 6ª edizione che tocca 6 paesi del Bresciano e che terminerà il 29 ottobre. Professore ordinario di storia medievale dell'Università di Milano, fa parte del comitato di direzione di Quaderni Storici, è membro del comitato scientifico della collana Storia, Studi e Ricerche, Franco Angelo Editore e molto altro. Benvenuto ad Andrea Gamberini. Grazie a voi per la chiamata. Professor Gamberini, cosa rappresenta per lei questo festival? Beh, credo che sia per uno storico di professione come me una straordinaria opportunità per far conoscere ciò che si fa all'interno delle università. Troppo spesso le università sono viste come dei luoghi in cui si produce del sapere che però è diretto soltanto agli accademici. Ecco, in realtà queste ricerche è bene che circolino anche al di fuori degli ambiti accademici. E secondo me il festival di cui stiamo parlando è una bellissima occasione. Io è già il terzo anno che partecipo e devo dire ne sono molto contento. È un tema curioso quello che andrà ad esporre domani: inferni medievali, la rappresentazione pittorica dell'aldilà. Ci può dare qualche anticipazione? Sì, con grande piacere. Diciamo questo, che tradizionalmente il tema dell'aldilà, della sua rappresentazione artistica, è stato trattato dagli storici dell'arte, e gli storici dell'arte, coerentemente con le finalità della loro disciplina, sono interessati soprattutto alla dimensione, diciamo, estetica. Quindi se un pittore è aggiornato o è attardato, se è capace di innovare o se invece riprende elementi della tradizione. E l'aspetto che forse è rimasto più in ombra è un altro, e cioè il messaggio che sta dietro questi affreschi. E cioè, se noi ci chiediamo chi va all'inferno, ci rendiamo conto che la risposta che viene data da questi affreschi varia non solo nel corso del tempo, ma anche da luogo a luogo. E questo è straordinario, perché in fondo i 7 peccati capitali, che poi erano quelli che portavano all'inferno secondo i teologi medievali, sono sempre gli stessi nel corso del Medioevo, non cambiano. Dunque, che cosa cambia? Ecco, questa è un po' la domanda alla quale cercheremo di rispondere, e la risposta che in qualche modo anticipo è questa: gli inferni sono in qualche modo uno specchio della società locale. Esemplificare le categorie di peccatori significa attingere alla attualità del tempo, e quindi significa in qualche modo additare degli esempi negativi, in questo modo naturalmente orientando la società in una direzione piuttosto che nell'altra. Un tema davvero molto molto interessante. Grazie per essere stato con noi, al professor Andrea Gamberini. Grazie a voi, un grande piacere. Ricordiamo l'appuntamento con il professor Gamberini, che è domani, giovedì, ore 20:45, alla cantina Erbusco, d'Erbusco Cives. Grazie per essere stati con noi, l'appuntamento è per la prossima intervista.